Spinelli, dopo tanti anni sfatato il tabù di battere il Bulla Bonzi, ci sei riuscito finalmente? Finalmente. Partita molto maschia, combattuta fino alla fine, loro meritavano forse qualcosa in più, noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono, che ci siamo creati e che si sono create. E abbiamo messo in squadra Nanni Maiorca, che ha fatto un volo alla messa. È partito dalla metà campo nostra, si è fatto una fascia. Ma non ci sono questi piedi, ragazzi? Quindi, no, ma a parte lo scherzo, siamo stati bravi a sfruttare la partita che siamo create. Loro hanno preso, se non sbaglio, due traverse, hanno sbagliato un tiro libero, ma nello stesso tempo siamo stati bravi anche a concedergli solo i tiri da fuori area. Quindi fortunati sì, ma fino a un certo punto. Comunque l'importante era questa vittoria, perché avanzate sempre di più in zona playoff. Bulla Boys purtroppo scendono, ma comunque non era facile battere questi franciscani. Non è facile, quest'anno se siamo al completo non è facile batterci, perché siamo una squadra molto... e sappiamo quello che vogliamo. E quindi quando siamo al completo abbiamo la forza di tutte, ognuno dà il suo, dà il massimo, facciamo male. Vedi Portopalo, vedi anche oggi con i Bulla Boys che secondo me riusciranno a raggiungere i playoff. Prossimo turno il Blacks, una squadra giovane, neopromossa, come la affronteranno? Come affrontiamo tutte le altre, con molta determinazione, voglia di vincere, mettendocela tutta e sperando che di fare il risultato. Va bene, ok capitano, ti ringrazio, grazie, ci vediamo sabato prossimo, grazie.